Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Questo è il nostro appuntamento che abbiamo due volte a settimana in cui parlo di cultura giapponese. A volte sono dei video che mi suggerite voi, altre volte sono degli argomenti di cui voglio parlare io, come quello di oggi, che sono i nomi Kirakira. Prima di iniziare lasciate un mi piace se volete aiutarmi a crescere su YouTube e volete far scoprire a altre persone questo paese che io adoro, quale Giappone. Allora, i Kirakira Name, se non lo sapete, potrei tradurlo come i nomi brillanti o glitterosi, luccicosi. Sono praticamente dei nomi poco comuni in Giappone che si sono iniziati ad usare negli anni 80. Tranquilli, non è solo il Giappone che usa questi nomi Kirakira, in realtà succede anche in Italia o in America. Basta pensare a quei nomi un po' strambi che possono piacere o non piacere, non ci trovo niente di male. Dipende però da alcuni casi, perché alcune volte la gente trova di quei nomi un pochino troppo fuori dall'ordinario. Ma essendo questo canale Sebastiano Serafini in Giappone, concentriamoci sui nomi giapponesi, che oltre a essere nomi strani con significati strani, a tutto ciò si aggiungono anche i caratteri. Quindi in Giappone si potranno avere dei caratteri che hanno delle letture estremamente particolari o inventati e sono praticamente impossibili da leggere per i giapponesi stessi, perché magari usano dei kanji per leggere delle parole straniere. Proviamo a vederne alcuni insieme. Questi due kanji sarebbero letti Hikari e Sora. Praticamente questo è letto Pikachu. Cioè, capite che Hikari e Sora, che praticamente il primo sarebbe luce e il secondo sarebbe spazio, hanno deciso, chi ha dato questo nome in comune, di leggere Pikachu. Voi immaginate dare a una persona il nome Pikachu. Poi c'è Mewtwo. E poi c'è questo che praticamente sarebbe il carattere di protagonista, che sarebbe Shujinko, che però hanno deciso di leggere Hiro. Nella TV in Giappone, poi un paio di giorni fa, mi era capitato anche di sentire la storia di questo ragazzo che si chiamava Ojisama. Cioè, vi rendete conto? Ojisama vorrebbe dire principe. Quindi lui ha fatto tutte le elementari, tutto quello che chiamavano principe. Poi immaginatevi andare magari in ospedale e vi chiamano, perché sapete che in Giappone si mette sempre la particella sama per chiamare un cliente, quindi l'avrebbero chiamato come Ojisama-sama, cioè è una cosa troppo assurda. Vabbè, comunque nel servizio questo ragazzo diceva delle difficoltà che lui ha dovuto affrontare avendo un nome Kirakira. Adesso finalmente che è maggiorenne ha potuto cambiare il suo nome e ha deciso di chiamarsi Hajime. Proprio il nome Ojisama penso che gli abbia fatto abbastanza schifo. Quando ho visto questo servizio in TV mi è tornata in mente un caso isolato che era successo negli anni 90, in cui praticamente dei genitori volevano chiamare il loro figlio, udite udite, Akuma. Cioè, che non è il personaggio di Street Fighter quale questo, ma Akuma dovete sapere che in giapponese vuole dire diavolo o demonio. E per qualche strano motivo i genitori lo volevano chiamare così. La legge in Giappone impone che i genitori devono dare ai propri figli dei nomi in caratteri e non possono usare magari alcuni kanji come quello di emorroide. Sapete, cioè, evidentemente qualcuno ha voluto chiamare il suo figlio emorroide e hanno deciso il governo che è un nome che non puoi dare a tuo figlio. Anche fece, non puoi chiamare tuo figlio fece e non puoi chiamare tuo figlio cancro. Non so se in Italia ci sono dei nomi che non puoi dare a tuo figlio, però mi ricordo tipo culetto rosa, pecora bianca, cioè capito? Quei nomi un po' improponibili che però, oddio, esistono evidentemente anche in italiano. Scusate se sto leggendo i nomi, è che non me li ricordo perché sono nomi troppo assurdi. Il fatto che comunque esista questa lista di nomi in Giappone che non puoi dare a tuo figlio significa che evidentemente qualcuno in passato ha provato a chiamare suo figlio con questi nomi, ma io non ho parole. Il nome Akuma era un nome che non era in questa lista, quindi i genitori si sentivano di avere il diritto di poter chiamare il loro figlio Demone. Tuttavia poi il comune si è rifiutato e alla fine si è raggiunto una specie di compromesso chiamando il figlio Aku. La cosa interessante di questo nome è che è scritto col carattere di A, che vorrebbe dire tipo Asia, e Q, che è formato dalla particella di Ma, che sarebbe cavallo, e Q. Quindi se tu un po' lo scomponi e lo ricomponi, puoi ancora leggere Akuma, però il suo nome rimane Aku, lo sanno solo i suoi genitori, o chi magari è così malato da fare questa specie di cruciverba per poter leggere il suo nome. Ragazzi,
Io non lo so, a me quando leggo queste notizie mi lasciano un po' sconcertato, perché io non riesco a rendermi conto perché dei genitori vogliano chiamare un loro figlio in modo così assurdo. Cioè, perché vuoi chiamare tuo figlio demonio? Cioè, capisci che comunque c'è un nome per cui avresti preso in giro o comunque preso di mira dagli altri bambini. Magari all'asilo gli altri bambini avranno anche paura di un bambino che si chiama Akuma, non lo so, tiro a indovinare. Cioè, secondo me i nostri nomi ci caratterizzano ed è bello che se ne creano di nuovi, perché no? Cioè, spesso molte persone, io so, magari, specie nei paesi più piccoli, io sono nato in un paese di 700 abitanti, magari senti la tua vicina che dice, però, chiamare quella ragazza Ortensia. Però, se voi ci pensate, tutti i nomi di ognuno di noi devono essere stati creati a un certo punto e non trovo niente di male né sbagliato se delle persone vogliono creare un nome originale per i loro bambini. Però tutto ciò va fatto con testa, cioè non si può dare a un bambino un nome che poi verrà preso in giro per questo. Ecco, questa diciamo è la mia opinione. Non lo so, cioè a me ha fatto molto pensare, non sapevo che potessero esistere in Giappone delle persone che potevano dare quei nomi così strambi, cioè diavolo a tuo bambino, io non so chi di voi vorrebbe chiamarlo. Vabbè. Ragazzi, questo era un videotto un po' così in cui vi ho raccontato la storia dei Kira Kira Name e devo dire che alcuni nomi li ho presi da un video di alcuni miei amici che sono Rachel e Jun, come il nome di Pikachu che l'ho preso dal loro video, il resto invece sono servizi che ho visto in TV. Ditemi anche voi se conoscete magari delle persone con dei nomi un po' particolari. E io non lo so adesso che altro dirvi, volevo raccontarvi un po' che cosa sta succedendo in questo periodo, perché non so se sapete, ma ho deciso di tornare a vivere in Giappone. Tengo comunque la casa anche in Italia perché sto un po' facendo la casuccia, però tornerò molto più spesso in Giappone, penso che sarà tipo 3 settimane su 4 in Giappone e una me ne starò in Italia. Comunque devo dire che sono molto felice di poter viaggiare molto e devo dire che uno dei motivi che mi spinge a stare in Giappone così tanto è anche questa piattaforma che mi permette davvero di condividere con voi tutto quello che vedo in questo paese che io adoro come sempre. E vi lascio magari adesso a fine video un pezzettino di quello che ho fatto oggi, che oggi sono stato in un Ganbanyoku, ovvero sono stato a dormire su delle pietre bollenti in questo posto a Shinjuku che si chiama Osso. È costato solamente 7 euro per 2 ore di trattamento. Devo dire, ho sudato tantissimo, però una volta uscito mi sono sentito benissimo. Non sta sponsorizzando il video questo salone, ve lo propongo soltanto perché è molto facile da raggiungere e secondo me è una bella esperienza da fare. Tra l'altro, se ve la sentite, potete anche portarvi dei manga o potete anche prendere direttamente lì e leggervi magari dei manga mentre siete sdraiati su queste pietre bollenti. E io non ci sono riuscito, però il mio amico un pochettino ha letto. E vabbè, che dire, buona visione, grazie sempre per guardare i miei video e non dimenticatevi di lasciare un bel like. Se avete delle domande scrivetemi qui sotto o anche se volete che magari in futuro parlo di altri argomenti. Un mega abbraccio nella Seba e noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao ciao! Ragazzi, stiamo per entrare a Osso, che è questo spa che c'ha il Ganbanyoku a tipo 7 euro. Oltre a ciò, per chi vuole fanno anche Dr. Fish, quindi potete farvi mangiare tutta la vostra pelle morta dei piedi da questi simpatici pesciolini. Ragazzi, adesso mi faccio un bel giretto al Ganbanyoku. Qui c'ho tutto l'occorrente per prepararmi. Questo è il look, ditemi se vi piace. Bam bam. Ganbanyoku, per chi non lo sapesse, sarebbe rilassarsi e sdraiarsi su queste pietre belle calde, che fa benissimo per la schiena e per le ossa. Leggiamo un po' di manga. Mamma mia che caldo, comunque è stata un'esperienza bellissima, penso di aver perso 10 kg per tutto quello che ho sudato. C'era scritto che era 42 gradi quella stanza, ma secondo me erano 50, cioè le pietre sotto erano di un caldo. Sono rimasto lì per una mezz'ora, poi sono uscito, poi sono ritornato dentro perché sennò non ce la facevo. Devo dire che mi sento più snodato, non so come dire. Mi è piaciuto molto, è costato anche pochissimo perché con 8 euro sono potuto stare qui 2 ore e con altri tipo 7 euro potevo anche fare 20 minuti di massaggio shiatsu
devo dire che mi è piaciuto molto. Vi consiglio di provarlo se siete in Giappone, perché ha veramente un sacco di benefici e fa veramente bene alla salute. Vedete, comunque costa veramente poco, perché potete fare un'ora di Gambanyoku, che sarebbe dormire sulle pietre, più 40 minuti di terapia, 100 minuti per una trentina d'euro. Oppure a 4.000 potete fare invece questo course, che invece è di 3 ore, e poi c'è anche quello che dura ancora di più, mamma mia, 300 minuti. Direi che è una cosa un po' impegnativa. Tra l'altro voi potete anche fermare la notte qui, se magari siete a Shinjuku e non lo so, sabato sera non avete perso l'ultimo treno, vi consiglio di venirci. Non stanno sponsorizzando il video, però ve lo consiglio davvero, perché non è per niente male questo posto.